Inaugurata in via Guaccimanni l'Associazione Culturale Albert Einstein, che offre servizi didattici e culturali. Nata su iniziativa di un gruppo di giovani, l'Associazione fornirà lezioni private, corsi di lingue e sostegno agli studenti dislessici. Associazione Culturale Albert Einstein, una grande iniziativa. Come è nata la vostra idea? Ma è nata da un gruppo di insegnanti, professori, giovani che hanno voglia sia di fare cultura sia didattica in maniera diversa. Infatti Albert Einstein è un centro polifunzionale che si occuperà sia di lezioni private a prezzi modici, sia individuali che di gruppo, di anni di recupero, di corsi di formazione, ma farà anche cultura organizzando eventi, concorsi culturali, presentazioni di libri, e collaborerà un po' con tutta Italia, associazioni in tutta Italia, e anche l'ambizione di aprire canali e contatti in Europa. Anche un forte impegno nei corsi di recupero per bambini dislessici. Come li organizzate? Cercheremo fondi in particolar modo per loro, che ci stanno molto a cuore, perché come sapete Albert Einstein era un dislessico, e quindi noi cerchiamo di promuovere in particolar modo la cultura scientifica, di promuovere la formazione di bambini dislessici non solo alla completa normalità, ma li consideriamo dei potenziali geni, quindi cercheremo dei fondi proprio per loro per avere i corsi gratuiti. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.